Radio Radicale, siamo in collegamento con Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle, deputato, membro della Commissione Esteri di Montecitorio, per parlare dell'invio dei militari italiani in Lettonia, come deciso dal recente vertice di Varsavia. La comunicazione del Ministro della Difesa Roberto Pinotti ha scatenato le ire della Russia, ma anche quelle delle opposizioni nel nostro Paese. Che tipo di valutazioni potete fare? Ho visto che voi avete già emesso un comunicato. Sì, la cosa incredibile è che è sbagliato dire che l'abbia deciso il Consiglio, il vertice di Varsavia, l'hanno deciso chiaramente gli Stati Uniti d'America, perché è evidente anche a uno non esperto di politica, e si presume che Renzi e Gentiloni debbano esserlo per fare per ricoprire il ruolo che hanno, che oggi la Russia è un partner fondamentale, strategico per la stabilità intanto della regione, ma anche per la stabilità del Medio Oriente, per risolvere problemi che abbiamo oggi in Medio Oriente, prima di tutto il problema del terrorismo. E allora questo continuo accerchiamento che si sta portando avanti, lo si è già visto nella questione ucraina, lo spostamento dell'asse della NATO sempre più verso est, e sono dei segnali chiari di essere tornati indietro di 30 anni, una nuova guerra fredda che oggi è sbagliata chiamarla fredda perché è molto calda, ovvero la Russia non ci sta più, e l'ha già detto chiaramente. Io credo che Renzi e Gentiloni debbano prendere atto del fatto che questo tipo di politica ci porterà a una terza guerra, e purtroppo oggi sarebbe una terza guerra termonucleare, quindi sicuramente la peggiore di sempre. Pensa che in qualche modo la questione sia stata un po' ingigantita, visto che insomma ci sono state delle polemiche, si tratta di 140 soldati, però ritiene che la parte politica della mossa sia significativa? Ma sì, ma chiaro che un contingente di 4.000 uomini, di quello di cui parlano, non fa una guerra. Il punto è che è l'ennesima mossa politica, cioè prima il colpo di Stato in Ucraina con la volontà chiara di annettere l'Ucraina di portarla verso la NATO con tutto quello che ne conseguirebbe. Lo stesso avviene con dei continui accordi e ratifiche a livello militare con il Montenegro e gli altri paesi dei Balcani. E le sanzioni imposte dall'Europa alla Russia che ne sono conseguite, le controsanzioni, le continue dichiarazioni anche a mezzo stampa verso la Russia in termini minacciosi, e anche le balle raccontate da una parte della stampa di sistema, come la bufala detta dal Corriere della Sera recentemente, in cui parlava di rifugi antiatomici costruiti in Russia perché ci sarà una prossima guerra da loro condotta. Insomma, tutto questo non fa altro che inasprire un rapporto che oggi è già a livello di tensione proprio, di filo rosso. Io questo filo rosso vorrei che non si spezzasse oggi, perché significherebbe una catastrofe da tutti i punti di vista. L'Italia sta già pagando le sanzioni alla Russia con 1 miliardo di euro di perdita per i nostri produttori locali. Questo è una cosa che un Presidente del Consiglio degno di questo nome, e Renzi non lo è a mio avviso, dovrebbe mettersi in testa. Ecco, lei all'inizio dell'intervista mi ha detto che è una decisione che hanno preso gli Stati Uniti d'America. Noi sappiamo che i rapporti tra Stati Uniti e Russia, soprattutto per il cattivo coordinamento che c'è stato in Siria, ha portato anche a polemiche di questo tipo. Lei pensa che questo sia una conseguenza del cattivo andamento dei rapporti tra questi due paesi sulla Siria? Io credo che gli Stati Uniti d'America per la prima volta si siano trovati in scacco totale, perché Putin si è mosso perfettamente sulla questione siriana, si è mosso tra l'altro con il mandato del presidente siriano, che piaccia o meno lo è, ovvero Bashar al-Assad, e quindi chi ha agito fuori dal mandato internazionale è stato fino ad oggi Obama. La Russia oggi non è più quella di una volta, ovvero fa asse con altre superpotenze come l'Iran in quella regione, e poi è all'interno dei BRICS, quindi Brasile, India, Cina stessa e Sudafrica. Questo Obama lo sta pagando in termini di immagine, gli Stati Uniti lo stanno pagando in termini di potenza che avevano consolidato negli anni, e questo fa sì che si debba trovare un nuovo escamotage per avviare questa terza guerra mondiale, che sarà, come dicevo prima, probabilmente l'ultima, di conseguenza è bene evitarla. Io credo che si sia creato ovviamente una tensione strumentale, ma il problema ci sia davvero. Il problema oggi si chiama NATO e Stati Uniti d'America, che vogliono riaffermare la loro autorevolezza ai danni nostri.
ci saranno, ritiene che ci saranno dei danni anche economici per questa mossa, che verranno inasprite anche i rapporti commerciali tra il nostro paese e la Russia? Questo tema è stato anche sollevato dopo il conflitto in Ucraina. Certo. Certo, e, insomma, già stiamo pagando dei danni enormi, ripeto, già le sanzioni che stiamo vivendo ci sono costate 1 miliardo di euro, chiaramente più ti allontani dalla Russia più problemi avrai. Io sono andato l'anno scorso a incontrare l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero Italiano, a Mosca, e mi parlavano di una situazione drammatica, perché soltanto le grandi aziende italiane stanno riuscendo a delocalizzare lì, quindi a portare la produzione lì, che tra l'altro per noi significa perdita di lavoro, ma tutti i piccoli produttori sono rimasti fuori dal mercato russo, e questo è un dramma per noi. Tra l'altro oggi mettersi contro la Russia significa mettersi contro i paesi BRICS, e parliamo di 2/3 della popolazione mondiale, di quasi 5 miliardi di persone, quindi noi siamo nelle mani, la verità è questa, e lo si vede anche col referendum costituzionale, siamo nelle mani di un gruppo di, nella migliore delle ipotesi, incapaci, nella peggiore delle ipotesi, persone in malafede, e credo che l'Italia si debba liberare al più presto di queste persone, e al referendum sarà un'occasione buona. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Esteri di Montecitorio, con il quale abbiamo parlato della decisione NATO di schierare delle truppe al confine tra Lettonia e Russia, che è stata annunciata oggi anche dal Ministro della Difesa Pinotti con il Segretario Generale della NATO, che ha incontrato credo Gentiloni qui a Roma. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.